Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e Mete regionale del Friuli Venezia Giulia di Audio Radio Fucina Nord-Est, di RD Radio 1 e sta parlando di Stefano Antini e Roberto De Angelis e di condotto da sottoscritto Marco. Andiamo subito alle notizie più importanti della nostra regione. Veramente ci sono tantissime belle e brutte, e una è brutta già subito la prima pagina. Casa avvolta dalle fiamme a Rodeano. Famiglia intossicata, grave il padre. L'uomo è rimasto gravemente ustionato e ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Udine. Anche mamma e figlia, meno gravi, sono in ospedale. Indagini preliminari. Della COPCA chiuse le indagini preliminari. 16 le persone indagate. Torna l'inverno e crollano le temperature. Gli agricoltori temono il gelo. Demetra Bellina, ragazza ribelle al mio agio in TV con Rocca e Boni. Sposini colpiti dal terremoto del centro Italia, i Friuli offre il matrimonio. Questa è una bella notizia. Nord-Est economia, Cari Barma pronta a fare shopping. La sfida dei due rugbisti, trekking a dorso dell'asino attraverso il Friuli. Grizzo e Scandura risaliranno il gretto del tagliamento dalla grave fino al cuore della Carnia. Premio Terzani 2017 vince la quarta parete, il romanzo di Sori Caladon. Reporter e scrittore di origine tunisina sarà premiato sabato 13 maggio a Udine nel corso della 13ª edizione del festival Vicino Lontano. Tempestava di telefonate il 112 e voleva parlare solo con le donne. Preso e denunciato. A Campo Formido i carabinieri hanno identificato un 59enne del posto che da giorni inviava numerose chiamate da una cabina. Cronaca. Tumore dal telefonino. Parla il dipendente Telecom. Tutto è cominciato con un orecchio tappato. Prosegue l'indagine sulla morte di Elisa Valente. Bocciato il ricorso dell'autista. La decisione della Corte d'Appello spagnola sull'incidente nella quale morirono studentesche dell'Erasmus. L'avvocato dice via alle accuse civili per il risarcimento e la mamma dice per noi è una vittoria importante. Tarvisio non consegna l'auto dopo aver incassato i soldi, denunciato per truffa. Nei guai un 52enne piemontese, le indagini condotte dai carabinieri dopo la denuncia di un cittadino. Arena del Royale, ladri al agriturismo, danni e bottino di 20 euro. La forza è forzata la porta sul retro del orto tosto. Gli intrusi hanno asportato il cassetto della registrazione di cassa. Pubblicità Meta negozi di Tolmezzo non ha pagato l'imposta evasa dal 50% degli esercizi. Deroga del sindaco per gli adeguamenti. Pericolo zecche. Ogni anno più di 800 casi. Ogni anno di media 800 persone di provincia di Udine contraggono la malattia di Lyme o borreliosi, trasmessa dai morsi delle zecche. Il periodo di maggiore diffusione è in particolare aprile, maggio e giugno. Treviso. Infermiera fingeva di vaccinare, poi buttava le fiale. 500 bambini senza protezione. La donna ha finto
per 6 mesi di registrare la profilassi ai piccoli. In realtà gettava via la fialetta. A scoprire la vicenda, i colleghi dell'infermiera, insospettiti dall'assenza di pianto dei bimbi. Poi altre notizie? Non ce ne sono. Bene, adesso andiamo a vedere il meteo, che difatti nella nostra regione possiamo confermare veramente che oggi fa veramente freddo. Stamattina eravamo sui malapena 0,4 gradi, delle minime in pianura, vento forte in tutta la regione, e vediamo domani. E in quanto pare giovedì 20 aprile domani, cielo da poco nuvoloso a ovest, a variabile a est, si farà vento a nord sostenuto, specie di giorno, in quota i venti saranno ancora forti, verso sera a Trieste probabilmente invece bora sostenuta, di notte farà freddo e in pianura non si possono escludere locali gelate, più probabile nella notte verso venerdì. Le temperature in pianura spenderanno minimi da 0 a 4 gradi, le massime le minime da 5 a 8 gradi, le massime in pianura e in costa saranno da 14 a 16 gradi. Difatti il tempo lo conferma. Domani, scusate, ma era il tempo riletto di oggi. Il tempo per domani, venerdì 21 aprile. Cielo sereno con venti a regime di brezza. Di notte e nel primo mattino gelate sull'area montana, ma probabilmente anche in pianura. Le temperature in pianura spenderanno minime da meno 2 a più 2 gradi, le massime da 14 a 16 gradi. In pianura le massime saranno in pianura, in costa, scusate, minime da 4 a 6 gradi, le massime da 12 a 14 gradi. I 1000 metri 3 gradi, 2000 metri meno 4 gradi la media. Tempo per dopodomani, sabato 22 aprile. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato. Sulla costa si farà vento da sud moderato. Non si esclude ancora la possibilità di gelate di primo mattino in pianura. Le temperature in pianura spenderanno minime da 0 a 4 gradi, le massime da 15 a 18 gradi. In costa minime da 6 a 8 gradi, le massime da 13 a 15 gradi. In 1000 metri 6 gradi, 2000 metri 0 gradi la media. La tendenza per domenica 23 aprile. Cielo poco nuvoloso o localmente variabile sui monti. Possibile qualche breve pioggia pomeridiana sulle prealpi. Le temperature in pianura si spenderanno minime da 5 a 8 gradi, le massime da 15 a 18 gradi. In costa minime da 9 a 11 gradi, le massime da 14 a 16 gradi. In 1000 metri 7 gradi, 2000 metri 0 gradi la media. La tendenza per l'inizio della settimana, lunedì 24 aprile, cielo in prevalenza nuvoloso con possibili deboli piogge. Le temperature in pianura spenderanno minime da 8 a 10 gradi e in costa minime da 10 a 12 gradi. In pianura le massime da 14 a 17 gradi, in costa minime, massime da 16 a 17 gradi. In 1000 metri 7 gradi, in 2000 metri 0 gradi la media. Bene, questo è tutto. Ci risentiamo domani col TG regionale e mette la giornata del Friuli Venezia Giulia, sempre collegati con RD Radio 1 di Roberto De Angelis e Stampa Radio di Stefano Tini. Questo è tutto, ciao a tutti e a risentirci a domani. Mandi.